Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova diretta con l'altro binario. Mentre vi diamo un po' di tempo per connettervi, appunto, e collegarvi con questo terzo appuntamento, vi ricordo brevemente per chi fosse qui per la prima volta che cos'è l'altro binario. Viaggio in futuri possibili. Ovviamente quest'anno il nostro TEDx è stato rimandato per ovvi motivi, non stiamo qui a ripetere come mai, e quindi abbiamo deciso di dare comunque un contributo a chi ci segue, a chi avrebbe partecipato all'evento e anche a tutte le persone, insomma, che hanno voglia di seguirci in questo momento con un viaggio a tappe, con alcune dirette fatte di interviste a vari ospiti. Se avete perso le due tappe precedenti di questo viaggio che stiamo facendo appunto in diretta sulle nostre pagine Facebook e sul canale YouTube, le trovate appunto proprio nei nostri canali, sia la diretta completa che i singoli interventi, le singole interviste dei precedenti ospiti. Anche questa sera abbiamo tre ospiti con cui parleremo di temi abbastanza caldi in questo momento, quindi ad esempio parleremo di uffici e spazi di lavoro del futuro, parità di genere, scuola e la situazione che stanno vivendo anche i bambini che hanno vissuto in lockdown e che stanno vivendo anche in questo momento. Ad intervistarle, come sempre, ci saremo alcuni di noi del team di TEDx Vicenza, altri in questo momento non li state vedendo, ma lavorano nel backstage, quindi approfitto ovviamente per ringraziarli. E vi ricordo, prima di presentarvi la nostra prima ospite, che se volete commentare la diretta, fare domande agli ospiti di questa sera, lo potete fare tranquillamente, potete inserire le vostre domande, le vostre riflessioni sui commenti e le pubblicheremo in diretta e gireremo appunto le vostre domande, le vostre curiosità alle nostre ospiti. La prima ospite di questa sera è un'imprenditrice, CEO di Fortebis e di Case Carloforte Hospitality. Parlerà di uffici antivirus e di come tornare a valorizzare il lavoro nel dopo pandemia. È con noi, quindi vediamo se si sta collegando. Eccola, Edith Forte, benvenuta. Grazie, grazie Nicole. A chiacchierare con Edith ci sarà Nadia del nostro team, vediamo se anche lei arriva. Perfetto. Eccoci, ciao a tutti. Io vi lascio chiacchierare e ci vediamo dopo. Grazie Nicole. Grazie Nicola, dopo. Beh, intanto grazie a Edith di aver accolto il nostro invito. Siamo davvero felici, sono davvero felice di fare questa chiacchierata con te. Abbiamo detto che cominceremo parlando dello spazio del lavoro antivirus. Ormai è poco più di un mese che siamo entrati in questa fantomatica fase 2, ma molti di noi ancora non sono rientrati in ufficio a tempo pieno e spesso, diciamo che non è stato solo per il calo di lavoro, ma proprio per delle difficoltà oggettive nel riuscire ad adeguare gli spazi alle nuove normative post-Covid. Io credo però che al di là delle normative, nelle generazioni, in tutti noi che abbiamo vissuto il lockdown, questo retropensiero di un possibile contagio resterà lungo per molti anni. Ed è per questo che gli spazi devono essere per forza di cose ripensati e adeguati a una sorta di nuova normalità, maggiori distanze, più sanificazione, più sicurezza. A me personalmente ha molto colpito il concetto del prendersi cura, di cui hai parlato in una diretta a cui ho assistito qualche tempo fa, prendersi cura dei collaboratori, dei colleghi, ma anche dell'ambiente. Come si sta trasformando secondo te l'ufficio e le relazioni che avvengono al suo interno? Allora, intanto noi siamo convinti che dopo una fase, diciamo, di smart working, che ovviamente si è trasformata in home working, si tornerà a lavorare in ufficio. Primo perché i settori vitali hanno bisogno dell'interazione, anche di quella informale che si crea nei corridoi, nelle sale break, banalmente passando fra le postazioni. E l'uomo è un essere sociale che ama la libertà e che ha sofferto la separazione e le costrizioni, imposte da Covid. Ora, taking care è un prendersi cura a 360 gradi. Questa è una formula che noi abbiamo insieme a Gensler, che è una realtà internazionale, sono 3.000 architetti nel mondo, e che possono guardare il dopo pandemia dalla Cina, diciamo, agli Stati Uniti, no? Man mano che poi passa l'onda di questa drammatica, drammatica.
diciamo che esperienza che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. Il prendersi cura significa che oggi il datore di lavoro non ha soltanto delle responsabilità di tipo proprio normativo, tecnico, penale, nel far rientrare le persone in ufficio, e ha bisogno di superare, attraverso il concetto di trust, cioè di ricostruzione della fiducia, il personale, perché molti hanno paura, hanno ancora paura. Noi lo vediamo per un altro aspetto, diciamo del turismo qui a Carloforte, stanno cancellando le prenotazioni, non perché non trovino i voli, perché hanno paura di uscire di casa. Cioè è stato un impatto talmente violento, e come dicevi, ne rimarrà memoria in tutta questa generazione che l'ha vissuto, che forse il mondo è veramente cambiato. Quindi noi ci dobbiamo prenderci cura, io lo sono anche un datore di lavoro, se vuoi, nel mio piccolo, delle persone che lavorano con me, i colleghi verso i colleghi e verso i clienti. Quindi qual è però il vero punto cruciale di un nuovo programma di rilancio, diciamo, post-coronavirus? Oltre a mettere al sicuro e quindi a prendersi cura, diciamo, deve tornare a mettere al centro l'uomo, l'individuo e il rispetto dell'ambiente, ne parlavi tu prima, no? Perché questi aspetti, se assunti come valori strategici, potranno supportare il profitto. Perché qual è poi il vero tema oggi, insomma, di cui possiamo anche parlare magari un attimo dopo? Che le aziende hanno sempre misurato per processi, procedure, quantità di lavoro lavorate, passami il termine, il lavoro prodotto. Cioè il tema oggi è lavorare vero. Insomma, no? Perché ovviamente si è spostata in una fase domestica, e comunque lo smart working non è nato oggi, lo smart working è parte integrante del modo di vivere delle aziende da sempre, soprattutto negli Stati Uniti, in tante regioni dell'Europa. E dovremo conciliare tutte le modalità operative, convinti che comunque l'ufficio tornerà ad essere il centro, e con esso l'individuo e l'ambiente. Dico soltanto una frase: questa drammatica vicenda è stata drammatica soltanto per l'essere umano, perché gli animali sono tornati a conquistarsi dello spazio nel mondo, perché il buco dell'ozono si è ridotto, perché tanti problemi sociali, pensiamo agli stupri, ai furti, alle rapine, agli scippi, alla droga, è come se si fossero silenziati in un momento, no? Cioè noi rientriamo oggi con la consapevolezza che dobbiamo avere rispetto del mondo che ci ospita, perché siamo stati effettivamente troppo invadenti. Quindi se c'è un insegnamento che possiamo tirare, estrarre, diciamo, da questa esperienza, è di non tornare immediatamente come prima a usare il mondo, e quindi anche le persone, quindi anche tutto quello che serve per ingranare il profitto, no? Cioè, attenzione, il profitto di oggi deve nascere da una sostenibilità nuova, che non è la sostenibilità di cui ci siamo riempiti la bocca ieri, perché nel frattempo siamo pieni di plastica. Perché se pensi a quanta plastica abbiamo prodotto durante il coronavirus, sembra che non sia più un problema. Sì, e troviamo per terra adesso, magari. È vero. Sì. Infatti, concordo con te su molti punti. Vorrei fare un attimo un passo indietro alla tua citazione, alla vostra collaborazione con Gensler, che, per chi non lo sapesse, è una grossa società di consulenza di architettura internazionale, e proprio loro hanno fatto una ricerca durante il lockdown coinvolgendo circa 2.300 lavoratori. Quello che hanno rilevato è stato proprio che il 70% delle persone vuole tornare a lavorare in ufficio. È vero però che lo vuole fare in una modalità magari un po' diversa, in uno spazio migliorato e che gli permetta di effettivamente di lavorare meglio. Le tre ragioni per cui vogliono tornare in ufficio sono quelle che hai già citato, sono le riunioni con i colleghi di persona, la socializzazione e tutte quelle interazioni formali al caffè della macchinetta e tutto quell'apprendimento costante che poi avviene quando hai un problema e ti confronti col collega o quando magari si condividono best practice negli uffici. Eppure ci sono in tanti che stanno teorizzando adesso la morte dell'ufficio. Secondo te, quale sarà il nuovo ruolo dello spazio del lavoro? Allora, la domanda di Gensler, quindi mi riallaccio a quello che dicevi, verso le persone,
perché appunto questa intervista è stata fatta a 2300 persone, quindi che lavoravano in full time. Cosa manchi di più del lavoro nell'ufficio fisico, quando lavoravano a casa? La risposta è la gente. La concentrazione senza colleghi a casa dovrà alternarsi sempre di più con la necessità di lavorare insieme alle persone, perché essere sociali, non social, quando si lavora fa la differenza. Le innovazioni germogliano dalla improvvisazione e dallo scambio di idee, non lo dico io, ma cioè, penso che sia che tutti noi, dopo un primo momento anche di novità in cui ci siamo ritrovati con le famiglie, stranamente a pranzo, a decidere cosa dovessimo con i figli, no? Chi lavorava in bagno, chi in cucina, chi nella sala da pranzo, chi nella, diciamo, nella stanza della famiglia, che poi diventava a un certo punto un caos, perché no? Diciamo dall'utopia del home working, no? al caos, insomma, il passo è breve. Quindi secondo noi, parlavi di modello, l'ufficio partecipato diventerà il nuovo luogo della sperimentazione e quindi dell'azienda del futuro. Passami il termine, perché in 2 mesi e mezzo... in 2 mesi e mezzo abbiamo vissuto passato, presente e futuro, e il futuro è diverso da 2 mesi prima, quindi un luogo per, mi riallaccio a un tema di cui abbiamo parlato, diciamo, a telecamere spente, per team building, quindi lo stesso ufficio diventa un team building, perché la squadra ha bisogno di sperimentare in una location amena, dal design naturale e allegro, sia per la vista che per l'anima, no? In qualche modo, con spazi disegnati per un insieme di attività anche formative, che è quello che ci è mancato molto durante il lockdown, ludiche, esperienziali e di benessere. Quindi il design crediamo che possa stimolare comportamenti sani, finalmente sani anche nel lavoro, e le persone possano sentire che il loro lavoro e il loro benessere siano apprezzati dall'azienda e dal cliente. Poi questo luogo è ovvio che si trasformerà e potrà includere sale private per i focus o per le telefonate, aree semi-private per i singoli o per i piccoli gruppi, perché il concetto di open space è definitivamente tramontato se gli standard non cambiano. Quindi standard territoriali, tot metri quadrati a persona, sale, no? Che possono ricordarci che il distanziamento invece oggi farà parte, no? No, farà parte della nostra cultura, quindi non possiamo più nella nostra memoria attivare degli spazi o delle ambientazioni che ci ricordino il prima della pandemia. Ricordiamoci che molti di noi hanno perso parenti, persone care, vicine, e che soltanto guardando un open space potrebbero veramente drammaticamente, al di là della perdita di produttività, cioè generare problemi esistenziali. Quindi questo luogo potrà avere sicuramente e dovrà avere tanti spazi per il brainstorming, perché lo smart working ha bisogno anche di rientri e quindi no, spazi per lavagne, ad esempio, lavagne ovviamente di tipo anche meno tradizionale, ma anche tradizionale, perché no? Aree individuali per lavorare in concentrazione. Insomma, Covid per noi è stato un enorme perturbatore e disgregatore di ogni aspetto della nostra vita, ma crediamo fortemente che da questo emergerà qualcosa di meglio, come in tutte le crisi che abbiamo vissuto. Giorni fa riguardavo sono puntate di Rai Fiction sui medici, forse qualcuno le ha viste. Nel momento in cui c'è stata la peste che ha colto Firenze nel 400, durante la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore, la reazione della gente, io veramente esorto chi è in ascolto a potersi guardare la puntata della peste, in qualche modo, perché la peste è esattamente quello che è successo con il Covid, cioè, e ci sono state altre crisi da malattie nella storia dell'uomo, ovviamente, ma le parole che utilizzano nella gestione e come i medici hanno tentato di superare la crisi andando oltre la crisi che sta trasformandola in opportunità di bellezza, di arte, di cultura, senza farsi prendere dalla paura,
è straordinario. Quindi abbiamo visto anche nei nostri amici, probabilmente, in chi ha affrontato il Covid, cioè chi si è chiuso in casa e non voleva più vedere nessuno, e chi, ad esempio, come me, avendo un figlio piccolo e due aziende, ha dovuto, i primi 5 minuti di paura, passati quelli, si è rimboccata le maniche e ha cercato di guardare dentro. Dico, se sopravvivo, devo trovare un mondo pronto per noi. Sopravvivere a tutta la situazione, peraltro, anche quella organizzativa. Sì, esatto, spero di aver risposto, ecco, poi non so se... Sì, grazie. Mi fa piacere invece che hai citato l'ufficio per lo smart working, perché in questi mesi abbiamo sentito tanto parlare di smart working, ma lo smart working non è quello che abbiamo tutti pensato di fare in questi mesi, perché lo smart working non è il remote working, cioè il lavoro da casa, tu l'hai già accennato, ma è bene ribadirlo anche per chiarire qualche concetto. Lo smart working in realtà è un modello organizzativo del lavoro che ha bisogno, per attuarsi, di progettazione, formazione, sensibilizzazione, perché è davvero un cambiamento culturale. Eppure abbiamo visto come da un giorno all'altro molte aziende si sono trovate a dover procurare una serie di PC portatili e organizzare come gestire questo lavoro da casa senza aver nemmeno mai avvicinato un minimo la cultura e la formazione del personale. Il risultato, per quello che ho potuto vedere io e anche per quello che ho provato io, è stato piuttosto drammatico, perché io ho visto dissolversi quel confine tra spazio e tempo del lavoro e della vita privata, sempre connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche per recuperare tutta quella produttività che per forza di cose non riuscivamo ad avere con, come hai detto tu prima, bambini a casa, o anche i nostri compagni che avevano dell'altro da fare o dovevano lavorare anche loro. Cosa possiamo fare di concreto perché il lavoro cominci a diventare davvero smart anche quando viene fatto da casa? Allora, intanto un inciso, l'home working e lo smart working non sono due facce della stessa medaglia, né due modi di esprimere lo stesso concetto. Perché la cultura dello smart working, che, ripeto, arriva da lontano, si fonda su una serie di percorsi di progettazione, di formazione, di sperimentazione, di sensibilizzazione, comunicazione e monitoraggio di un modello organizzativo, come dicevi tu, innovativo e tecnologico. Che significa proprio lavoro agile, no? Perché è una modalità di lavoro non vincolata da orari o da un luogo fisico, di cui la casa può essere uno dei luoghi della scacchiera, ma non l'unico. Con una presa, appunto, con una prestazione di lavoro che viene appunto resa anche in parte in azienda, e l'azienda deve essere preparata per il recupero di chi lavora in smart working, d'accordo? Che sia poi, e anche qua diventa complesso, perché gli spazi di condivisione di prima non ci saranno più, perché il tema è molto delicato, proprio per una questione di sanificazione continua e costante, non ci può essere la turnazione che c'era prima, le scrivanie non assegnate. Noi crediamo che, diciamo, che l'home working di lungo periodo non funzioni. Perché ha funzionato così bene? Perché io ho fatto la domanda in azienda da me, ho detto, ma siete stati bene in home working o volete tornare? Ma l'80% delle persone mi hanno detto, no, ma si sta bene, possiamo tornare una volta ogni tanto. Ma sapete perché ha funzionato? Infatti non sta funzionando già più. Perché stavamo tutti a casa contemporaneamente. Non c'erano alternative. Allora, sapendo che tutti stavano a casa, tutti, compresi appunto i compagni, i fidanzati che non vedevamo, i figli grandi in un altro paese, ma immaginiamo soltanto, aggiungo, diciamo, per l'Italia, non c'era l'estate ed era una novità. Pensiamola oggi, lavorare senza aria condizionata, questo, diciamo, soltanto per parlare un attimo di setting anche del lavoro da casa. Ci sono almeno 4 componenti che devono essere studiate attentamente in casa. E non mi soffermo sul discorso dell'ottima connettività della rete, perché è evidente che debba essere così, o dei PC efficienti con una memoria e uno schermo di dimensioni appropriate, e neanche sull'ergonomia, perché anche qua si apre un mondo, bisogna avere una postazione di lavoro dedicata, possibilmente in una stanza dedicata, zonata acusticamente con un'illuminazione artificiale e naturale che sia adeguata, no? Quindi
Questo perché senza comfort sicuramente si lavora male. E come dicevi tu, ci sono incursioni, mi ha fatto ridere la prima volta che ci siamo sentite, incursioni di bambini mentre sei in riunione, questi insomma sono all'ordine del giorno, specialmente con i piccoli. Il vero tema è proprio l'organizzazione, quindi è questo quarto aspetto che va potenziato, sia della famiglia e della vita privata, affinché l'utopia dell'home working, che tanto piace in questo momento, diciamo, ma sta piacendo sempre meno, non si trasformi in un caos, no? Lo dicevamo prima, per cui alla fine la mamma è costretta o a lavorare dal letto con il PC sul letto, dopodiché dopo una settimana mal di schiena, specialmente se alla mia età, ecco, gioco, oppure in bagno, dove però devi oscurare in alcuni momenti sia, diciamo, il video che l'audio, vabbè. Quindi il quarto aspetto importante è l'organizzazione, sia dei rientri in azienda, perché bisogna evitare l'isolamento e la separazione derivanti dallo smart working. Hanno sofferto soprattutto i giovani, secondo me, perché senza formazione spot, senza formazione continua e organizzata, come si può avere in azienda, sicuramente magari anche vivendo da soli, no? Si sono sentiti sicuramente separati dalla collettività aziendale, e poi per assicurare la crescita. Quindi quello mi ricollega a quello che dicevamo prima, l'azienda va organizzata nuovamente, quindi bisognerà gestire un cambiamento reale, facendolo con manager a tutto campo che si occupino di HR, di health and safety, possibilmente anche di medicina olistica e di architettura bioclimatica, perché la bioclimatica è andata tanto di moda negli anni 80 e che ha come pilastro centrale la ventilazione naturale, pensiamolo un attimo, dovrà, secondo me, tornare quella che poi abbiamo a casa, se ci pensiamo, no? A casa si sta meglio, anche perché il comfort, a parte la vita privata, i bambini, la famiglia, che si lavora H24, però è dotata di luce naturale di più, perché se immaginiamo gli open space o i vecchi spazi ufficio, le persone stavano anche a più di 6 metri dalle finestre. A volte stavano in building di vetro e acciaio, con tutte le conseguenze del soleggiamento sullo schermo, del filtro delle tende che crea una penombra che però ti toglie il sole e la luce naturale. Insomma, quindi c'è molto da fare, ecco, sia per gli architetti che per voi che ci stimolate a fare sempre meglio. Sì. Sì, anche il ricambio d'aria, ad esempio, è un tema negli uffici nostri che poi magari tremendo. Cuore, Nadia, e è chiaro che ci sono aziende che stanno lavorando, soprattutto nel settore delle HR, sulla misura della produttività. La produttività del domani non è timbrare il cartellino, non è creare un report a fine giornata e non è un controllo continuo di ore di lavoro, non parlo in termini di quantità. Dobbiamo cominciare a ragionare non per delivery, ma per obiettivi, risultati. Obiettivi. Quindi, perché è questa fase, cioè è la spinta motivazionale, la gratificazione che arriva attraverso il lavoro che deve essere potenziata. Non tanto ho fatto il mio se ho lavorato 8 ore, 5 ore, 3 ore o 12. È che cosa, che risultato ho portato per me stessa o per l'azienda o per i colleghi in quel tempo lavorato. E questo effettivamente in questo momento lo possiamo fare un po' da tutte le parti. Poi noi abbiamo sempre lavorato in smart working, perché tutti gli architetti sono molto mobili, o stanno dal cliente, o stanno a casa, certo. O stanno in viaggio. E noi lavoriamo in viaggio anche moltissimo, anche se non siamo specializzati su questo. Infatti, parlando di produttività, in qualche modo si parla anche di una nuova cultura, ma anche direi che si parla di leadership. E infatti volevo arrivare anche un po' a parlare di te, Edith, come leader donna, perché tu sei imprenditrice, hai due aziende dove la grande maggioranza di chi lavora con te è donna. Qual è la tua esperienza di leader di team di sole donne o quasi sole donne? E soprattutto, come riesci a gestire quello che tu definisci un gruppo di molti talenti che hai avuto la fortuna o molto più probabilmente l'abilità di poter avere accanto a te? Allora, intanto spezzo una lancia, perché abbiamo anche delle quote celesti che sono straordinarie. Sono nato perché, appunto, diciamo, sono immersa in questo mondo di quote rosa che è rappresentato dalle nostre due aziende. Allora, io seleziono talenti da oltre 20 anni ed è
Diciamo che è un onore per me lavorare con le donne quando si realizzano come squadra. La squadra femminile porta l'eccellenza tipica del lavoro maschile, è evidente, pensiamo ai grandi chef, ai grandi architetti, cioè sono nomi maschili, che però si arricchiscono, a mio avviso, di valori più democratici, più meritocratici, la solidarietà, la fiducia nell'altro, e anche incondizionata tante volte. Quindi questo è proprio un tipico, il trust è proprio una, tant'è che la parola fiducia è una parola femminile, ma la trasparenza è un'altra parola femminile, la tenacia, la soglia della pazienza, no? Che poi già alleniamo con i figli, anche tu sei mamma, per cui sai bene quello di cui parlo. La spinta motivazionale che viene gratificata più con, diciamo, con risultato in sé, non solo dagli aspetti economici del lavoro. Le donne in squadra mettono noi prima di io e possono convivere, questa è un'altra, diciamo, secondo me, particolarità, più cavalli di razza insieme, perché non si pestano i piedi. Non è come dire il solito, no, fare il gallo nel pollaio. È davvero una condivisione fino in fondo e il risultato di eccellenza nasce attraverso l'apporto di tutte. E di tutti poi, perché ovviamente anche gli uomini poveri si sono forse adeguati, non lo so, insomma, oppure, insomma, io li considero straordinari perché se non altro hanno, per una volta nella storia, capito l'avanguardia e l'innovazione che si crea da questo miscuglio strano e da questa ricchezza dei valori maschili e dei valori femminili nel lavoro. Quindi ecco, per me, ripeto, è un grande onore essere a capo, fra virgolette, insomma, perché anch'io sono un leader abbastanza democratico di questa... Sentite forse le campane in sottofondo, ecco, spero che non disturbino l'audio. Sono le campane di una chiesa, sono nel centro dell'isola di San Pietro, nel centro storico di Carloforte. Posto magnifico. Grazie di aver condiviso questa tua esperienza, che è sempre bello poter condividere appunto esperienze di gruppi, di questa fantomatica collaborazione tra donne che si dice sempre che non possa avvenire. E ora chiudiamo con la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, e che è questa: cosa mette Edith in valigia in questo viaggio per futuri possibili? Allora, io metterei una nuova politica. Tieni conto che imprenditorialità e politica sono due temi distantissimi. Quando si sono uniti, non credo, non so se abbiano, diciamo, creato delle cose meravigliose, ma la nuova politica per il bel paese, cioè l'Italia, è ricca di idee, di talento, di imprenditorialità a tutti i livelli. Come facciamo a valorizzarli? Una nuova politica ci vuole. La semplificazione, perché la burocrazia sta ammazzando qualsiasi tipo di forma di imprenditorialità, ma anche il banale, anche la vita domestica è piena di burocrazia. Cioè, e la trasparenza. La politica nuova deve dotarsi di reale trasparenza. Quindi non c'è stato mai più niente di distante della politica degli ultimi 100 anni dal paese reale, dal valore che esprime. Quindi io metterei questo. Grazie, davvero un bello stimolo, ed effettivamente salutarti con un concetto di una nuova politica, di una semplificazione e di più trasparenza, credo sia un bellissimo saluto per chi ci sta ascoltando. Grazie mille davvero. Grazie mille a voi.